Fratello, grazie. Centro di Falco, professore. Ciao. Ciao a tutti. Allora, io volevo fare un intervento propositivo che nasce da un'idea venuta fuori in qualche chiacchierata con Gaetano e anche con altri amici membri di Studio 147. Si parlava del fatto che Studio 147 ha vissuto e sta vivendo un periodo di espansione del numero di iscritti, ma anche della territorialità di questi iscritti, tant'è che si annovera professionisti e tecnici che alla fine coprono tutto il territorio nazionale e anche oltre. Questo da un lato. Dall'altro lato, la natura delle iniziative che sono state proposte negli anni e che adesso vengono portate avanti identifica Studio 147 come un'associazione molto poco corporativa, ma molto invece improntata alla promozione di una certa etica professionale, oserei dire. Allora, in considerazione di queste anche forse di esperienze personali, questo a me ricordava molto la natura di certe associazioni professionali internazionali di tradizione ben più antica. Il Studio 147 nasce da 5 anni circa, e quindi diciamo così è relativamente giovane da questo punto di vista. E quindi perché non cercare di studiare la possibilità di una partnership, di un gemellaggio con qualcuna di queste associazioni internazionali? In particolare mi sentivo di proporre il Royal Institute of British Artists, il famoso RIBA, che raccoglie è un'associazione di grandissimo prestigio, forse la più prestigiosa probabilmente che c'è al mondo, alla quale sono iscritti tutti inglesi o meno gli architetti più importanti. Forse probabilmente il professore mi confermerà, gli ultimi vincitori degli ultimi 20 Pritzker Prize, l'Oscar dell'architettura, sono tutti iscritti al RIBA. A questo proposito ovviamente l'associazione dovrà essere, nelle opportune sedi, nelle opportune maniere, presentata con i propri iscritti, le proprie iniziative, quello che sta portando avanti. E a questo proposito io mi sono permesso di attivarmi in merito per il tramite del presidente della società di cui faccio parte, che capita poi essere uno dei membri del board, cioè l'organo direttivo del RIBA. Ecco, io penso che questa possa essere una proposta che porta un'apertura, che è senz'altro un'occasione di interesse, di crescita per tutti i membri di Studio 147, nel venire a conoscenza una realtà che certamente afferisce a un mondo che è molto diverso, ma che poi forse diverso non è se al primo posto si pone l'ethos della professione. Spero di essere stato nei tempi. Grazie.